Sono Aldo Addis, sono il titolare delle librerie Koinè che hanno punti vendita a Sassari, a Porto Torres e in estate a Porto San Paolo. La libreria Koinè è nata nel 1974 a fianco al polo umanistico dell'Università di Sassari. Dal 97 in poi ha assunto la denominazione di libreria internazionale Koinè. Oltre ad avere la specializzazione delle lingue straniere e delle materie umanistiche di supporto al polo umanistico dell'università, si è allargata a tutti i settori, a tutti i generi letterari. Noi siamo entrati in Sardex perché siamo dentro Liberos, perché siamo dentro la rete dei librai sardi in rete, insomma perché crediamo alle reti di imprese, alle reti di persone, crediamo che mettere insieme le energie e le risorse sia produttivo non solo da un punto di vista culturale, politico, sociale, ma anche da un punto di vista economico. L'esperienza che abbiamo noi di Sardex in questo anno e mezzo che siamo dentro Sardex è molto positiva. Abbiamo ricevuto richieste di acquisto da più parti, soprattutto al di fuori di Sassari, insomma, tante persone che sono dentro il circuito per avere attività produttive si sono rivolte alla nostra libreria perché gli abbiamo consentito di pagare in Sardex. Questo per noi è stato un elemento positivo, ma l'episodio che più ci piace ricordare rispetto alla nostra presenza in Sardex e a quanto di buono Sardex sta facendo per noi è l'acquisto da parte di un pastificio di Tiesi di 400 Sardex di libri per la biblioteca scolastica del paese. Questa cosa secondo me non sarebbe stato possibile farla se non ci fosse stata la possibilità appunto di pagarla in Sardex, e cioè per quanto riguarda il pastificio si è trattato sostanzialmente di dare 400 Sardex di servizi e di lavoro da parte loro. Per noi e per noi si è trattato di vendere quel quantitativo di libri, e per la biblioteca della scuola ricevere tantissimi libri. Erano 10 anni che non rinnovavano la biblioteca scolastica. Per quanto riguarda auspici futuri della nostra collaborazione con Sardex, io spero vivamente che si allarghi sempre di più la possibilità di far spendere i Sardex, soprattutto i dipendenti delle aziende, ma spero anche il consumatore qualunque. Questo secondo me, dai segnali che ho avuto, ci consentirebbe sicuramente di avere maggior possibilità di fare delle offerte e di ricevere delle richieste anche da parte di chi fino ad oggi non si rivolge alla nostra libreria. Quindi auspico che questo possa essere una pratica più diffusa, che i dipendenti delle aziende che aderiscono a Sardex possano spendere sempre più Sardex, e noi siamo qua pronti a soddisfare le richieste di tutte queste persone.